Eccolo. Amici di Caffè Bollente, buonasera e bentrovati con questa puntata straordinaria in tutti i sensi, perché abbiamo rischiato, dico subito, di non farla per dei motivi di carattere tecnico. E purtroppo abbiamo dei problemi legati alle condizioni meteo, però i nostri tecnici hanno fatto uno straordinario, sono riusciti a ripristinare un accorgimento tale che ci permette di essere qui a parlarvi e ad affrontare una tematica legata alla situazione economica che caratterizza il nostro paese e in particolare la nostra provincia. Ci sono stati degli appuntamenti importanti in settimana e proprio da quelli vogliamo ripartire. Dico subito però che a causa anche delle condizioni meteo questa sera siamo impossibilitati ad attivare il collegamento esterno, quindi questa sera sarò da solo a sobbarcarmi il peso della responsabilità. Saluto il collega Andrea Lorentini che è riuscito a salvarsi in calcio d'angolo, però ci rivedremo tra una settimana. Il tema di questa sera è un tema che trae spunto da un'iniziativa che hanno fatto le ACLI aretine proprio la scorsa settimana, un'iniziativa interessante cui ha fatto seguito proprio il rapporto Excelsior. Non è un caso che questa sera siano nei nostri studi proprio il presidente delle ACLI Stefano Mannelli, che qui presento. Buonasera. Grazie Stefano di essere qui con noi. Buonasera. Accanto a lui il presidente della Camera di Commercio di Arezzo, Andrea Sereni. Buonasera. Che è un po' il padre padrone o padre padrino del rapporto Excelsior, anche se è il dottor Salvini che poi rifà i conti. Così? Assolutamente sì. E non poteva mancare il sindaco Alessandro Ghinelli, che è il primo ad essere interessato di queste, dell'arido linguaggio delle cifre. E quando si parla di conti non può mancare in questi studi anche Roberto Maruffi, che è il nostro opinionista, lui è un commercialista, però è il nostro opinionista che tutte le settimane fa le sue riflessioni proprio sulla situazione economica e proprio ieri sei tornato a parlare di un tema a noi molto caro. Dei risparmiatori. Dei risparmiatori, guarda un po'. Guarda un po'. Bene, tanto per tenere sempre alta la guardia, perché non bisogna mai abbassare l'attenzione, i livelli di attenzione su un tema delicato che ha caratterizzato il dibattito negli ultimi due anni qua ad Arezzo. E allora introduciamo subito la scheda che ha confezionato per noi Andrea Lorentini. La situazione socio-economica della provincia di Arezzo a confronto con quella del resto della regione. Questo approfondimento è racchiuso nel dossier dal titolo Arezzo negli scenari post-crisi, vincoli, transizioni e opportunità in una provincia industriosa. Voluto dalle ACLI e presentato lo scorso 23 febbraio in collaborazione con la diocesi Arezzo-Cortona-Sansepolcro, rappresenta un contributo che le stesse ACLI hanno voluto portare al percorso del sinodo diocesano. Il dossier contiene uno studio realizzato da IREF, Istituto di Ricerche Educative e Formative di Roma, che propone un confronto tra la situazione aretina e il più complessivo quadro regionale e nazionale, mettendo a fuoco tre temi fondamentali: la riconversione in atto nel settore manufatturiero, l'impatto sociale della recente crisi e problemi legati alla marginalizzazione delle fasce meno abbienti della popolazione. Ad emergere soprattutto la tenuta complessiva del sistema socio-economico aretino rispetto al resto della Toscana, con le famiglie e le imprese che sono riuscite a reggere l'urto della crisi. Dall'analisi emerge anche come la provincia di Arezzo resta fortemente ancorata dalla sua tradizione manufatturiera, legata alla produzione e alla trasformazione di beni. Arezzo rientra tra le 20 realtà italiane più attive in tema di export nel mondo, collocandosi al terzo posto in Italia nel rapporto con il numero di imprese attive. Si deve aggiungere che tra il 2015 e il 2016 la provincia aretina ha subito una contenuta flessione del volume delle esportazioni, appena l'1%. Il motore del territorio resta il comparto orafo, che è stato giudicato come una fonte vitale per la tenuta economica della comunità, con un capitolo dell'export che incide addirittura dell'80,4%, a seguire il comparto della pelle e delle calzature, in terza battuta tessile e abbigliamento. Negli anni della crisi sono però emersi anche fenomeni preoccupanti come le difficoltà di alcuni settori, in primis l'edilizia, che dal 2009 ha registrato un meno 35,6%, la riduzione della spesa sociale da parte degli enti locali e l'invecchiamento demografico. L'indice di vecchiaia è aumentato di 15 punti percentuali dal 2002 ad oggi. Per quanto concerne l'impatto sociale della crisi, va considerato come il tasso di disoccupazione
inflazione nella fascia 15-64 anni fosse nel 2004 nella provincia la metà della media nazionale, 4,5% contro l'8. Nel 2016 il divario si è assai assottigliato, 9,2% a fronte dell'11,7% nazionale. Tra il 2009 e il 2015, considerando tutti i settori economici, esclusa l'agricoltura, nella provincia di Arezzo si è registrata una perdita occupazionale di 10.520 unità lavorative, con una percentuale del meno 9,7%. Contestualmente è aumentato il numero di persone che si sono rivolte alla Caritas diocesana, dalle poco meno di 400 nel 2007 a circa 2.200 nel 2016. Per quanto riguarda le opportunità di lavoro per i giovani, la provincia si colloca su una posizione migliore rispetto al dato nazionale, ma si rendono comunque necessarie iniziative per costruire un'offerta formativa affine alle caratteristiche del territorio. Infine, merita attenzione il dato relativo all'immigrazione, che sta diventando una componente stabile della comunità aretina. I residenti stranieri sono passati dall'8,6% del 2007 al 10,6% del 2016. E allora il dato è esauriente, quello che ci ha presentato Andrea Lorentini. Manca un ultimo aspetto, che è proprio di qualche ora fa, perché l'Istat ha diramato le ultime percentuali relative alla disoccupazione in Italia. Siamo purtroppo, c'è un dato di maggiorazione, questo è un dato preoccupante, siamo tornati all'11,1%, in compenso scende rispetto a quella del 2011 l'occupazione, la disoccupazione giovanile, e questo è un palliativo di fronte alle emergenze che ci sono. Intanto lo studio che avete fatto, Mannelli, è uno studio accurato, approfondito, che allarga gli orizzonti che erano emersi dal rapporto Excelsior. Sì, allarga quei dati che erano contenuti nel rapporto Excelsior. Peraltro volevo tenere a sottolineare che nella massa complessiva dei dati IREF ha attinto anche a dei dati che sono stati prodotti da Camera di Commercio. No, quello che noi abbiamo voluto approfondire, ma soprattutto consegnare nel percorso diocesano, quindi a tutte le forze che saranno impegnate in questo cammino, è una attenta analisi, una riflessione, soprattutto perché comunque sia in un momento nel quale assistiamo a dei segnali di ripresa, noi vorremmo anche sollecitarci tutti quanti assieme in un gioco corale, lo abbiamo definito nelle ACLI, soprattutto su quali strategie e su quali percorsi vogliamo intravedere il futuro del nostro territorio, partendo da degli elementi ormai consolidati di forza, ma ripartendo anche da quei settori che rispetto al settore orafo soffrono di più. Alcuni sono stati citati nel servizio, abbiamo un settore edile che ha un dato consolidato di stock preoccupante del 36%, e è un settore dove sono state perdute circa 4.700 unità lavorative. Ecco, io credo che in questa riconversione e nei futuri scenari che si devono intraprendere in questo territorio occorra ripartire da delle politiche di programmazioni con le quali poter costruire un orizzonte ed un futuro più certo, soprattutto per le nuove generazioni che, seppure gli ultimi dati Istat danno dei piccoli segnali favorevoli, denota sempre un grande gap, un grande ritardo nel nostro paese e anche in questo territorio. Ecco, non dimentichiamo che nel nostro territorio ci sono due vertenze ancora da chiarire, che necessitano uno sbocco ben definito: da una parte quella della Cantarelli e l'altra quella più recente relativa alla Del Tongo. Soprattutto sul secondo fronte si è aperto uno spiraglio interessante, ci auguriamo che nei prossimi giorni possa essere definita questa manifestazione di interesse che è arrivata da un'azienda empolese, una buona notizia che è stata salutata anche con favore sia dai lavoratori che dalla componente sindacale. Il fatto
anche che il tavolo permanente si è aperto in prefettura è già un segnale positivo proprio sugli sviluppi di questa vertenza, mentre per quanto riguarda la Cantarelli siamo in attesa di un segnale questa volta da Roma, perché le carte sono in mano al commissario, ci sono state fatte delle offerte, però non si riesce a capire come questa sarà definita. Mettiamoci nel conto anche la situazione della squadra della società di calcio, perché ci sono dei posti di lavoro in ballo anche lì, e quindi ci auguriamo che presto anche quella situazione possa essere definita. Questa è una provincia adulta, economicamente parlando, Sereni, soffre, però sta cercando di reagire con tutte le sue forze. Sì, in realtà ha sofferto e sta continuando a soffrire, tanto per avere un'idea di quanti punti di PIL abbiamo perso in questi ultimi anni, abbiamo perso dal 2004 ad oggi 9 punti di PIL, che in termini occupazionali, lo ha ricordato prima il servizio, sono 10.000, esattamente 10.450 posti di lavoro. Non sono bruscolini, come direbbe Frassica. Assolutamente, se poi si considera che in una popolazione di 350.000 abitanti, dove la popolazione attiva dal punto di vista lavorativo è intorno a 140.000 persone, di cui 40.000 che lavorano nel pubblico, abbiamo perso oggettivamente tantissimi posti di lavoro. Quindi recuperare la china, recuperare quei posti di lavoro è particolarmente complesso e difficile, e non soltanto, lo ricordava poc'anzi lei, ancora ci sono tutta una serie di crisi che si stanno di fatto concretizzando, di aziende importanti che, sulle quali speriamo venga trovata una soluzione, perché ci sono in ballo tantissimi posti di lavoro. Quindi una situazione molto complicata. È un'economia di grandissima trasformazione in questo momento, le nostre aziende si stanno reinventando letteralmente, stanno cercando di trovare una nuova collocazione sia per quanto riguarda i prodotti ma sia anche per quanto riguarda i mercati. Quindi direi che complessivamente abbiamo un futuro ancora non certo all'orizzonte, anche se oggettivamente dobbiamo dire, al di là del dato Istat che ha citato poc'anzi, è fresco fresco, è freschissimo, tra l'altro ricordo che la Camera di Commercio di Arezzo è ufficio distaccato dell'Istat, per cui certi dati poi le forniamo noi a livello nazionale. Dicevo, tutta una serie di parametri per fortuna in quest'ultimo anno e mezzo si stanno passando dal segno meno al segno più, però purtroppo accompagnato da uno zero virgola, per cui non c'è una reale concreta percezione né da parte delle imprese né da parte soprattutto dei cittadini di una ripresa reale, e dove c'è è solo esclusivamente all'interno un po' a macchia di leopardo, se vogliamo, cioè soltanto certe aziende, e quindi soltanto certi comparti all'interno di certi comparti, dicevo soltanto certe aziende. Le aziende stanno più strutturate, soprattutto esatto. Quelle che fanno export. Perfetto, quelle che fanno export, ma siccome abbiamo un territorio, un tessuto economico caratterizzato al 95% da imprese al di sotto dei 50 dipendenti, abbiamo ancora un percorso non tanto per il futuro non tanto certo. Sindaco, lo zero virgola a questo punto diventa un po' un'ossessione, perché vediamo che questo territorio reagisce ma ancora lo scatto non riesce a rifarlo. No, vabbè, la situazione lo sappiamo che è complicata. Mi preme sottolineare come il dato positivo è che la disoccupazione giovanile diminuisce rispetto a quella generale. E questo si generale, può spiegare quindi, sotto vari aspetti. Si può spiegare sotto vari aspetti. In realtà, a mio avviso, c'è già un cambiamento nel modello di sviluppo della nostra società. Per adesso in nuce, è destinato a mio avviso a svilupparsi sempre di più nei prossimi anni, ed è quello che prevede un riassorbimento di una quota parte della quota lavoro oggi vacante in un'azienda di nuova concezione, chiamiamola così, che è l'azienda turistica. Noi siamo una città che ha tutte le potenzialità per poter vendersi sui mercati nazionali e internazionali e poter portare ricchezza aggiunta per chi ci viene a trovare, perché abbiamo un patrimonio artistico e culturale di grandissima rilevanza, poco conosciuto peraltro,
ed è questo uno degli obiettivi che ad esempio l'amministrazione comunale si è posta, e cioè quello di sviluppare proprio il settore turistico attraverso la leva culturale, patrimonio culturale italiano. E quindi la scelta della fondazione ha questo scopo? La scelta della delle due fondazioni ha esattamente questo scopo. Devo dire che la vera novità è la Fondazione Turismo, che recepisce una delega che una volta era provinciale, poi transitata in regione, poi ritransitata sul comune capoluogo, ma che di fatto non ha avuto una vera e convinta casa che sviluppasse le promozioni turistiche di cui qualsiasi città che si vuole lanciare in questo agone ha bisogno. E quindi la vera novità è quella. La Fondazione Guido d'Arezzo è una traduzione di una fondazione che faceva cultura diciamo per statuto in tutti i settori, ma che aveva sviluppato da sempre soltanto quello musicale, in particolare quello legato al polifonico. Quindi diciamo è una rivisitazione di quella fondazione, diciamo dandole una possibilità che aveva già la partecipazione di soci esterni finanziatori, ma soprattutto da oggi, cioè da quando è passata la modifica dello statuto in Consiglio Comunale, aperta anche alle associazioni culturali della città. Per cui di fatto la cultura aretina in futuro si riconoscerà sempre di più in questa fondazione, dove avrà la possibilità di nominare anche un componente del Consiglio di amministrazione. Quindi un grande sforzo nella traghettamento dell'Arezzo culturale verso i lidi turistici più interessanti. Ecco, torneremo a parlare anche del turismo, perché se ho ben capito Arezzo sarà il punto di riferimento non solo per la città ma per tutto il territorio, assorbirà quelle funzioni che una volta istituzionalmente erano delegate alla vecchia azienda di promozione turistica. Quindi l'operazione che andrete a fare è un'operazione di vasto respiro che coinvolgerà anche sistematico il rapporto con gli altri comuni, e quindi, come suol dire, abuso un termine, sarete costretti a fare rete, magari in collaborazione anche con la Camera di Commercio. Non è una costrizione, la forza della nostra città è che è un comune capoluogo di una provincia che ha non solo ricchezze culturali e artistiche, ma ha grandissima risorsa dal punto di vista ambientale, enogastronomico, ricettivo in senso agricolo, e quindi di fatto la rete è quasi scontato che la si possa fare. Poi naturalmente trovare gli accordi per far sì che il turista venga un po', come dire, diviso fra le varie collettività non è semplice, ma l'obiettivo è oggettivamente quello. Maruffi, prima quando parlavamo commentando velocissimamente il rapporto Istat, proprio fresco fresco di giornata, questo calo della disoccupazione giovanile può essere anche figlio di certe scelte che sono state fatte? E non entro nelle valutazioni politiche, per l'amor di Dio, perché siamo poi alla vigilia dell'appuntamento del 4 marzo, però c'è una nuova concezione anche secondo lei che deve emergere sul lavoro, quindi quando si parla di flessibilità, quando si parla di lavoro part time, cioè una concezione più americana del lavoro? Sì, allora scindiamo i passaggi. La situazione economica del territorio la sappiamo tutti. 45.000 disoccupati nella provincia, che dai conti miei sono di più, se vuole ne parliamo. 2.300 persone ho sentito ora assistite dalla Caritas. Questa è la situazione del territorio. Non stiamo tutto bene, ma questa è la situazione reale. I punti di prodotto interno lordo PIL persi sono stati appena detti, è inutile ridirlo. Quindi la situazione veramente, veramente faticosa, vertenze, fallimenti, concordati, eccetera, eccetera, si susseguono. Anche l'Arezzo Calcio non va molto bene, questo è un altro problema serio, perché è un simbolo di identità prima che sportivo, non ce dobbiamo mai dimenticare, la collettività è fatta anche di questo. Sì, certo, c'è un cambiamento delle forme di lavoro, questo è vero, anche da parte dei giovani c'è anche un'attenzione ad una maggior flessibilità, poi bisognerebbe capire quanto è voluta e quanto è subita questa maggior flessibilità, perché molto spesso è subita, per parlarsi con tanta chiarezza. Va rimesso in moto un meccanismo, un territorio, un tessuto, non dipende solo dagli aretini, questi sono problemi anche di carattere nazionale, qui non parliamo di politica perché siamo in par condicio in campagna elettorale, però i problemi sono nazionali. Arezzo è uno specchio dell'Italia, è un pezzetto dell'Italia, non ce lo dimentichiamo mai. I problemi che abbiamo noi sono i problemi che sono
in gran parte del nostro paese. Una disgrazia tipo l'euro ce l'abbiamo tutti, non ce l'hanno solo gli aretini. Allora, mentre lei parlava... Senta Maruffi, lei sull'euro ne parliamo anche, dopo le elezioni. Io ho anche scritto sull'euro. Lei ci ha fatto un libro, ci ha fatto un libro, lo so. Tempi non sospetti. Che non è nel commercio questo libro. Sì, gliel'ho anche regalato. Lei lo regala, però va bene. Però devo dire solo una cosa, ecco, quando lei parlava dei fallimenti, sono andato velocissimamente nel portale dei fallimenti del Tribunale di Arezzo. Oggi ce ne sono 1, 2, 3, 4, altri 7, e questo francamente è una cifra preoccupante, perché dimostra come le problematiche che prima elencavamo siano reali e non siano delle chiacchiere da bar, e questo esprime tanta preoccupazione. Però è il momento del primo break pubblicitario, restate con noi. 100 l'anno scorso sono stati. 100? 100 fa guarda, rispetto 100. All'altro giorno.